da mesi che rigiro questo nome, anche perché abbiamo avviato un crowdfunding a sostegno di questa iniziativa e finalmente siamo arrivati in porto oggi. Succede tutto oggi nella questa giornata. Adesso la conferenza stampa, poi successivamente, a partire subito dopo, la proiezione del video promozionale che hanno elaborato alcuni artisti del gruppo 78 a sostegno dell'iniziativa stessa, e poi nell'arco della giornata, a partire dalle 5:30, ci sarà un susseguirsi di eventi artistici ispirati alla robotica e anche non, comunque al rapporto arte, scienza e tecnologia, perché questo è il perno della questione intorno a cui sta ruotando il gruppo 78 ormai da qualche anno, e consisterà in una serie di video proiezioni dei robot in azione, diciamo così, che sono portati da due artisti sloveni, Boris Savski e Stefan Döpner, che fanno parte del collettivo Circulazia 2 di Lubiana, e poi ci sarà nella Serena del Ridottino, nella sala accanto, una installazione immersiva molto particolare creata ad hoc dalle artiste Elisa Zurlo e Lucia Flego. Poi successivamente ancora ci sarà un reading di letture di ispirazione scientifica, letterario scientifica, da parte dell'attrice Sara Alzetta, ed infine ci sarà uno spettacolo su schermo olografico realizzato dal performer Kartik con altre collaborazioni, sono visive, per la prima volta facciamo questo spettacolo con l'intervento di uno schermo olografico con effetti cromo tridimensionali molto particolari, per cui ci tengo molto. Questo, diciamo, tutto questo a sostegno di questo che noi lanciamo oggi, cioè la creazione di un nuovo festival di arte e robotica che realizzeremo il prossimo anno, esattamente fra un anno, alla fine di novembre, in uno spazio che già ci è stato concesso dal Comune di Deste, la centrale idrodinamica del Porto Vecchio, che è uno spazio interessantissimo da tutti i punti di vista, ristrutturato già da qualche anno. E abbiamo intenzione appunto di creare questa novità partendo dai presupposti su cui il gruppo 78 ha già lavorato, e cioè due mostre precedenti, una impegnata su arte, scienza e biotecnologia nel 15, e nel 16 invece un'altra imperniata su arte, scienza, tecnologia, la robotica. E da lì, da questa mostra imperniata sulla robotica, dove in mostra al Palazzo Costanzi apparivano insieme opere di natura tradizionale, diciamo, cioè fotografie, pitture, eccetera, apparivano anche delle macchine, dei robot veri e propri, ed è stata già una novità già allora con questa presenza. Da lì è nata l'idea di approfondire, ampliare questo argomento con diversi apporti, trasformandolo in festival. Parzialmente festival, possiamo dire, lo è già stato, perché già nell'edizione del 16, accanto alla mostra, il cuore, diciamo, della mostra, c'erano altre iniziative, insomma, delle video performance, già la rassegna di video art che riproporremo ancora, insomma, altri accadimenti che rinforzavano e insomma collaterali che davano ulteriore peso all'iniziativa centrale della mostra. Il nuovo progetto si prefigge che cosa? In primo luogo di informare in un'Italia, in un Trieste prima di tutto, in un'Italia, diciamo, che non è ancora molto informata, molto interessata forse anche a questo aspetto specifico del connubio arte, scienza, tecnologia, robotica, e in particolare, dunque, di dare un'informazione, un aggiornamento su quanto accade in questo intreccio arte e tecnologia, fondamentalmente, che discende dalla scienza, e con degli artisti di levatura internazionale, sia italiani sia stranieri. Abbiamo già dei contatti avviati con questi artisti già negli anni scorsi, che adesso continueremo e rinforzeremo, in particolare con Bill Vaughan, che è un artista canadese con il quale spero di poter realizzare proprio qui nel Teatro Nero, perché naturalmente al di là della centrale elettrodinamica avremo tanti altri spazi a disposizione. Spero di poter realizzare uno spettacolo robotico con una decina di robot che porterebbe dal Canada. Sto avviando un discorso molto complicato affinché ciò possa avvenire, e rappresenterebbe uno spettacolo intitolato Copacabana,
Sex Machine, cioè è la riproduzione di una danza ispirata al cancan parigino della fine dell'Ottocento, però in chiave robotica. Tanto per citare uno, poi abbiamo già avviato anche un rapporto con un giapponese, Sadam Fujioka, che già l'anno scorso ha creato una performance proprio qui al MENA, e ho la speranza, ho già contatti con vari altri artisti di levatura internazionale, come Kei Rinaldo, per esempio, statunitense, che io apprezzo moltissimo, che fa questi incroci fra sistemi organici e sistemi tecnologici, una coevoluzione, diciamo, sia naturale da una parte, sia tecnologica dall'altra, a cui sembra inevitabilmente avviato l'uomo del futuro. E tanti altri su cui sto ancora avviando rapporti e instaurando, diciamo così, un dialogo per concretizzare questa